Io rileggo, insomma, qua. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi coordinamenti. 19 aprile, Consiglio Comunale di Fente ha autorizzato il sindaco a siglare la ratifica. Il 19 aprile il sindaco ha avuto l'autorizzazione del Consiglio Comunale, la parte integrante dell'articolo 32,4, e chiaramente è andato a stipulare un accordo, quello del 27 aprile, con la ragione in tasca dell'autorizzazione del 19 aprile, cioè di un consiglio comunale che gli ha detto fai la ratifica. È evidente che nelle condizioni della ratifica dell'accordo si ponga la ratifica a 3 e sia stato fermato a 3 il passaggio in consiglio comunale, perché l'intenzione era quella essenzialmente iniziale, quella del 19 aprile, cioè mettetevi sui panni di tre soggetti che firmano, in questo caso hanno firmato in 3, giusto? Ecco, quello che ha avuto la delega del consiglio comunale, no? Che è il sindaco, ha avuto il passaggio del comma 4, cioè dice io sono stato autorizzato dal Consiglio Comunale. È evidente che poi sottoscrivere senza nessun problema la condizione di passare nel Consiglio Comunale. Perché se a distanza cosa c'è stato da dire adesso? Che si è rinnovata l'amministrazione ed è una variabile? No! Ed è una variabile che chiaramente l'articolo 32,4 non prevede. Ma la logica che ha portato all'inizio la ratifica è praticamente l'intenzione del Consiglio Comunale del 19 aprile, che è la stessa logica che porta esattamente il sindaco a sottoscrivere il 27 aprile l'accordo del governo. È evidente che poi non può essere che questa intenzione nel firmare, nel ratificare quell'accordo preveda anche il passaggio del Consiglio Comunale. È evidente questo, perché l'intenzione era quella ratificata e presa del 19 aprile, comma 4. Allora la variabile che cambia è che è cambiata l'amministrazione, che è cambiata la maggioranza, e che quindi, ma questa è la variabile, è la variabile che ti porta ad avere una condizione diversa rispetto all'accordo, ma non è quella condizione che ti porta ad aprire i termini ancora della conferenza dei servizi. Perché per la stessa ragione quelle tre firme chiudono un determinato momento della decisione, che è la firma congiunta di un accordo siglato in determinate condizioni. Come dico, per rispondere all'avvocato Perro, io non so cosa dirà la regione, gli uffici e l'assessorato, però alle condizioni e ai punti 7 che pone lui, punto 1, punto 2, punto 3, di a suo avviso condizioni non registrate rispetto ai dettami del Consiglio Comunale, se la sigla è avvenuta il 27 aprile su un accordo chiuso, quello è l'accordo, altrimenti qualcuno si è sbagliato. E già, qualcuno si è sbagliato. Ma non possiamo mica sbagliare solo noi. Qualcuno si è sbagliato? Dico, anche qualcun altro? Evidente. No, ci deve capire questa roba qua. Quindi io vedo veramente con difficoltà, e la mia preoccupazione del voto di questa sera è proprio su questo, io vedo con difficoltà tutta la riapertura dei termini con una nuova conferenza dei servizi. Per l'amore di Dio, avrei visto con molta intelligenza un altro passaggio che non ho detto prima, la disponibilità della proprietà di ragionare con tempi più lunghi su un ragionamento di trattativa diretta con l'amministrazione al di là dell'accordo del 27 aprile. Tradotto in altre parole, ok, avete bisogno di più tempo, benissimo, mettiamoci attorno al tavolo e ragioniamo. Questo è mancato da parte della proprietà, perché ha ultimato, ha detto no, 60 giorni di oggi, 60 giorni. Ma me, francamente, non vedo la possibilità, per l'amor di Dio, l'avvocato dell'amministrazione dà un parere, io lo metto in discussione, però non vedo la possibilità da parte della regione
poi potrò anche sbagliare, e degli altri soggetti, di rivedere e di fare una, perché altrimenti veramente tutto a casa straccia. Siamo qui per parlare del nulla. Ecco, queste le mie preoccupazioni di perché questa sera io esco da quest'aula senza votare. E mi dispiace, è la prima volta che lo faccio. Però si rimonda, si rileva che c'è anche un aspetto procedurale contraddittorio, perché da una parte c'è una firma in cui è compreso il fatto di determinare alcuni passaggi che va contro quello che lei citava. Come contro? Sì, perché quando dicono che hanno ripassare il Consiglio Comunale, se quell'atto è esatto, perché chiedere l'ottenimento di passare il Consiglio Comunale? Che è previsto? Perché sottoscriverlo? Perché è previsto? Però nel momento in cui si sottoscrive è un contratto. Sì, e quel contratto, credo, vale in contratto. Chiedo, avvocato Perco, il contratto con le parti lo fanno con posizioni certe. Le posizioni certe erano quelle del 19 aprile. E allora c'è una contraddizione per una firmata. Come? Cioè, c'è un aspetto contraddittorio nel momento in cui si dicono una cosa di questo genere. Ma non hai aspetto contraddittorio. Sì. Se tu sei sicuro che il 19 aprile ti hanno delegato, è chiaro che vedi sempre aprile firmi per contabilità la ratifica del Consiglio Comunale. Scusa, Però il Consiglio Comunale non possa essere così determinato a essere, avere la stessa posizione che dopo. Vabbè. Anche se il Consiglio Comunale ci sarebbe deletto pensare che il Consiglio Comunale, purché il tuo stesso Consiglio Comunale ti dia le stesse garanzie. Sì, si fa una battuta, lei non deve mica fare l'avvocato difensore. No, che faccio la storia, sto dicendo, non sto facendo l'avvocato difensore, sto parlando di un momento di l'avvocato Bergo o l'avvocato difensore? No, io sto di un aspetto procedurale. Supponendo che fosse lo stesso Consiglio Comunale che doveva ratificarlo, penso che non fosse serio nei confronti dello stesso Consiglio Comunale per supporre il voto. La parola a Raino Trento l'ha chiesto. Quando parlava prima il consigliere Bond, non trova d'accordo anche perché in sede di motivazioni sulla delibera di sospensione del provvedimento è caduto l'occhio su alcuni punti che sono stati riportati come elementi che di fatto possono bloccare questa ratifica. Prendo un esempio, il discorso sulla possibilità di impiegare le monetizzazioni, quindi i 5 milioni di euro di fuori di quello che è il PD, del perimetro, eccetera. In realtà, leggendo proprio il programma, proprio l'articolo 7, si dice in particolare le parti si danno atto che potranno venire regolate tra ditta e comune destinazioni del beneficio pubblico anche diverse da quelle qui negoziate. Fermo l'obbligo di corrispondere il medesimo sempre nella misura convenuta al successivo articolo 9, cioè la quantità complessiva. In realtà qui si afferma molto chiaramente che anche al di fuori dell'ambito di questo PID, quindi della TANOM, si possono realizzare opere pubbliche a sconto di quei famosi 5 milioni di euro che è il monte. Ecco, questa è una piccola osservazione, ripeto, sull'insieme delle cose, ma ci sarebbero anche altri punti che potrebbero essere contraddetti rispetto a quanto affermato, a quanto sancito l'avvocato. Io non so se l'avvocato poi sarà chiamato a rispondere in toto nel caso, ma di solito gli avvocati non pagano insieme ai consiglieri comunali e a chi, alle persone che gli vengono fatte caso. Ecco, ripeto, è sempre un parere, questo è un parere legale, per l'amor del cielo, che naturalmente ha tutto il mio rispetto e la capacità professionale degli avvocati che conosco. In realtà questi avvocati erano sì incaricati dall'amministrazione precedente, ma su un ricorso riferito al piano CIPERS, quindi in realtà non conoscevano le carte di questo nuovo TANOM, per capirci, quindi non erano a conoscenza di quanto avvenuto negli ultimi periodi. Ecco, io vorrei però anche capire, quanto prima chiedeva il consigliere Bond, a cui ha risposto l'assessore all'urbanistica, ma lo vorrei capire dal sindaco, e cioè esattamente dove vuole arrivare l'amministrazione comunale sul piano del TANOM.
non mi si dica solo in termini legali, ma capiremo, vedremo, eccetera, perché un'idea ci sarà, un'idea che va al di là della difensiva legale, al di là degli aspetti puramente burocratici, ma un progetto vero e proprio di cosa si vuole fare all'interno di questa, di quest'area. Questo è un elemento essenziale, questo è un elemento che ci può far capire esattamente la portata del provvedimento di questa sera, cioè di dove si vuole arrivare. Un appunto lo farei. È vero, l'amministrazione Perenzin è in carica dall'inizio di maggio, i 60 giorni sono corsi molto velocemente, c'è stata un'accelerazione su questo tema negli ultimi periodi, e ci si è dimenticati una cosa, cioè, però qua domando conferma, ma da quello che so, nessuno si è preoccupato di andare in regione per chiedere di poter riconvocare il tavolo di confronto con la regione. Ecco, se fosse stato, se questo, quello che viene chiesto questa sera in delibera, cioè quello di riconvocazione tempestivamente, se quest'Aula e la conferenza dei servizi fosse avvenuto forse nei 60 giorni, visto che c'erano queste idee, questa linea, forse saremo qui questa sera con le idee un pochettino più chiare e con la possibilità di rettificare un accordo senza rischi di avere sulla testa domande risarcitorie milionarie. Grazie, consigliere Trento. La parola al consigliere D'Armato. Buonasera a tutti, intervengo per la prima volta in questo consesso e con piacere ho assistito a una discussione che mi ha fatto sì. La vergogna. Grazie.